Ciao a tutti amici Embrewers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una cosa che non facciamo da tempo, caro il mio Tomasino. Continuare a conquistare il mondo. No, assaggeremo una nostra birra. In particolare assaggeremo la nostra IPA. Prima di ogni cosa, ragazzi, ovviamente io vi invito ad iscrivervi a questo canale, qualora non siete ancora iscritti, e a cliccare sulla campanellina per non perdere nessun aggiornamento sulle mie uscite video. E vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e il canale Telegram. Sigla! Parliamo un pochettino di questa ricetta. Allora, come ho detto prima, si tratta della seconda ricetta brassata con Beerlab, la nostra classica ormai celebre Jesus Christ Super IPA, stavolta brassata con amariglio durante la bollitura e dry hopping, stavolta fatto con la luppolina Simco e Cascade, 50 più 50 grammi, 100 grammi di luppolina, una tamarrata atroce. Sebbene la cotta sia andata benissimo, perché le temperature di mesh, la media, diciamo, dovevamo portare 68, abbiamo portato una media di 68,1, quindi abbiamo avuto un controllo di temperatura molto puntuale. La fermentazione è anche andata bene. Il problema di questa birra è il luppolo. Io non avevo mai utilizzato la luppolina. Ovviamente al primo tentativo non posso dire che la luppolina sia sbagliata, magari l'abbiamo usata male noi. Sta di fatto che il risultato di questa birra non ci è piaciuto affatto. Avevo già calendarizzato l'assaggio di questa birra per farvela vedere, solo che insomma, quando poi l'abbiamo assaggiata per la prima volta, siamo rimasti un attimo così, ho detto aspetta un attimo, ma che è successo qua? E avevo pensato di cancellare il video, solo che poi ho detto vabbè, questo canale non deve far vedere soltanto Non siamo perfetti. Anche noi non. Stranamente. Anzi, il più delle volte facciamo delle stronzate. E quindi è giusto farle vedere. È giusto parlarne anche. Assaggiamo questa birra. Tieni. Grazie. In realtà è un amber ale. Beh, lasciando stare il colore che ci può stare, questo colore un pochettino più scuro. Allora, la schiuma è bellissima. Perfetto. La schiuma è perfetta, ragazzi, finissima, compattissima, bella, abbondante e persistente. La schiuma è davvero bella. Il colore ci sta, dai, è da IPA, forse un po' più chiara la volevi? Vabbè, a me non dispiace neanche così, perché non è una APA, è una IPA, quindi un po' più scura può essere. La prima cosa che io registro in questa birra è che forse è eccessivamente velata. Rispetto alle nostre altre IPA, questa qua è un pochettino troppo torbida e la cosa non mi emoziona, a dirla all'aspetto. Vedo questa bella schiuma, ma all'aspetto non mi emoziona, diciamo al massimo. La cosa positiva è che usando la luppolina tutta quella schifezza di luppolo non c'è. Soprattutto le ultime bottiglie, quella là più vicino, quella là, diciamo, quando la birra arrivava sul fondo del fermentatore, erano un pochettino più sporche, trovavamo un pochettino più di residuo, pure perché noi non filtriamo in nessun modo il fermentatore. Stavolta invece tutte le bottiglie sono uscite uguali, l'unico problema è che la birra è molto più torbida. Vi diamo un 3? Un 3 a un eventuale contest. Andiamo a vedere al naso cosa succede. Al naso si avverte un qualcosa di agrumato, ma non è la Jesus Christ. Non è la Jesus Christ Super IPA, ragazzi, è qualcosa veramente sottotono, smorto. Molto. È vero, è qualcosa che sì, è profumato, ma sembra una birra da kit. Insomma, non è emozionante al naso. Il Simco non lo sento. Sento soltanto una vaga idea di agrumato che sta lì sotto tono. Ah, proprio giusto, cioè, giusto per dire che ci sta. Eppure ci abbiamo messo 100 grammi di luppolina dentro. Certo. Forse la luppolina non era fresca. Forse dovevamo mettercene di più. Sa di fatto che al naso non si sente niente. No, al naso non è per niente emozionante questa birra. Le avrei dato 4 se fosse una birra di un contest. Vediamo al gusto.
Partiamo dalle cose belle. Allora, la frizzantezza, la carbonazione, quella c'è, ci sta. La stringenza medio-bassa, no, non è, è da IPA, insomma, è tollerabile dato l'utilizzo del luppolo. Non è quella stringenza che si blocca sulla lingua. Il corpo è giusto. Anche l'amaro, se ci pensi, l'amaro è fatto bene per questa birra. Tutte queste cose ci fanno capire che questa birra, fino al dry hopping, sta a posto. Ha funzionato. Il corpo era giusto, quindi il lievito attenuato è giusto. C'erano giusti zuccheri per far attenuare il lievito. L'amaro è giusto, quindi la dose di luppolo che abbiamo usato durante la bollitura era giusta. Dov'è che pecca al gusto questa birra? Non si sentono tutti quei sapori attribuibili a una IPA. C'è sì una vaga sensazione di agrumato, ma proprio... forse un poco di resinoso, un po' di simmoco, lo senti? Una vaga idea, ma perché sappiamo noi che ci sta, ma in realtà sono tutti quanti sentori molto bassi, molto molto bassi. Non ci sono difetti importanti. No, però siamo abituati alla nostra. Siamo abituati ovviamente alla nostra Jesus Christ Super IPA, che è una delle IPA più tamarre del mondo, dove il luppolo ti esplode in bocca. Qui invece sembra di bere una birra anonima. Sembra quasi, sai, quelle birre del da supermercato. Che c'è scritto che sono IPA, ma in realtà sono IPA finte. Sì. E sì, non emoziona. Diciamo che non stiamo parlando di una birra che ha dei difetti tipo puzze, cose strane. No. Stiamo parlando di una birra che per noi è scialba. Sì, una birra scialba, sì. Ciò che ci manca è praticamente è quello che si dice in Mulignano, mezzo pane. Ci manca proprio la duce. Ci manca. È come se uno si fa un panino con le melanzane, però senza le melanzane. Ok. Cioè, ci manca il succo. In questa la vera essenza della Jesus Christ Super IPA, che ahimè manca. Per carità, ce la berremo lo stesso. Sì, però un po' dispiaciuti. Ce la berremo dispiaciuti. Ora dobbiamo cacciare fuori una morale da tutta questa storia. Nel senso, questa birra ovviamente dovremo rifarla. Sì. Dovremo rifarla, ma come la rifaremo? In realtà, alla domanda rifarai questa IPA con la luppolina? No, sicuramente la IPA la rifaremo. Ok, però la domanda la rifarai con o senza luppolina non so ancora rispondere, perché in rete il panorama degli homebrewers è spaccato, ragazzi, è veramente spaccato, perché ci sono degli homebrewers, alcuni anche diciamo importanti, che hanno condannato sta luppolina, hanno detto che è una schifezza, che non va bene, che le birre escono scialbe, eccetera. Ci sono altri homebrewers, alcuni dei quali io stimo tantissimo, che hanno detto che invece hanno cacciato fuori delle IPA buonissime. Diciamo, l'eventualità che noi possiamo aver sbagliato qualcosa durante la cotta ci può anche stare. Oppure la luppolina che avevo comprato non era fresca, non era freschissima, magari era stata troppo tempo in freezer. Queste cose non le posso sapere. L'unico modo che ho per farmi un'idea è quella di chiedere a voi: avete usato la luppolina? Come vi siete trovati? Avete notato anche voi delle cose simili a quelle che abbiamo notato noi oggi in questo video? Oppure vi siete trovati meglio? Fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto. Fino a quel momento, siccome starò sempre nel dubbio, la prossima Jesus Christ Super IPA ovviamente non la rifarò con la luppolina. Anzi, ti dirò di più, caro il mio Tommasino: nella prossima Jesus Christ Super IPA useremo soltanto luppolin coni. Perché è successa una cosa molto interessante. Nell'ultima cotta che abbiamo fatto, che vi lascio il link qui in alto, qui, nella Black IPA, quella là del corso, abbiamo usato... Quella. abbiamo usato Simco e Polaris. Ok, quando abbiamo aperto il Simco che era in coni, cosa è successo? Io personalmente stavo impazzendo, ragazzi, non sentivo quell'aroma di Simco così potente e così fresco da diverso tempo. Perché il Simco tradizionalmente l'ho sempre usato in pellet.
E quindi ragazzi, penso che per la prossima cotta torneremo proprio alle origini e faremo tutta la cotta con luppolo in cuoio. E vediamo che succede. Seguirà nei prossimi mesi un altro video assaggio come questo, dove faremo la stessa birra però con tutti i luppoli in coni, e vedremo alla fine se siamo noi che continuiamo a sbagliare e non sappiamo fare le IPA, perché ci può anche stare, oppure se effettivamente il discorso cambia. Bene amici homebrewers, per oggi dallo Sgarbuzel è tutto. Diciamo che questo è stato un momento di confronto con gli homebrewers. La parola adesso è a voi ragazzi, lasciatemi commenti, commentatemi, fatemi tutte le pernacchie che volete, anche a Tommaso se volete, le donne, anche le donne, fate le pernacchie a Tommaso. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito come al solito ad iscrivervi a questo canale qualora non siete già iscritti, e a cliccare sulla campanellina per non perdere nessun aggiornamento sulle mie uscite, e a seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e il canale Tinder di Tommaso. Okay. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti amici homebrewers.